Mit Hünig, Sprenken, Stimmstummel. Balzerig würmelte es im Männchen, im Männchensee. Und den Weibern ward so pfingstig ums Heil. Zuman, wenn ein Knieender sie hirschelte. Tu mostri natürlich aggressiv. Du bist sehr sanft. Ich bin sehr sanft. Dafür probieren. Wir Pirsch, doppelte der Gottelbock von S.A.A.Z. zu S.A.A.Z. mit hünig sprechenden Stimmstummel. Balzerig würmelte es in Männchensee und den Weibern ward so fixig ums Heil zu Mann, wenn ein Knieender sie herrschelte. Traduzione? La traduzione è praticamente, cioè lui è un poeta sonoro e sta cercando Pirsch, was heißt denn Pirsch? Pirsch è la caccia. Doppelte der, cioè il Gottelbock, il dio caprone, sarebbe stato Hitler, saltava da S.A.H.Z. le S.A. Da Essen in tedesco vuol dire incitare alla violenza, da incitazione della violenza delle S.A. all'altra incitazione della violenza, parlando con una voce sorda, cioè a spezzoni praticamente, saltando come un gallo. Hitler parlava in questo modo, no? Balzari, Wulmert e poi balzando, e questa cosa si muoveva come un verme nell'anima delle piccole persone, delle persone che sono piccole, perché sono meschine, no? E alle femmine era Pfingstig, was heißt das? Pfingstig. Ja, das ist so, dass man so, ja, so, dass man so wollüstig so. E alle femmine era così, come dire, pieno di voglia, no? Per questo uomo, erano così piene di voglia per questo uomo santo, no? Solo perché uno è inginocchiato. Stava cercando di inservarle. Di? Inservarle. Hirschelte, non esiste neanche in tedesco. Questa è Ernst Young, che è stupendo. Inservarle. Ma se è un Hirschel.